Buongiorno a tutti quanti. Non posso farvi ancora gli auguri di Natale perché oggi è soltanto la vigilia, ma ve li faccio anticipatamente. Nel momento in cui io sto, mi starete vedendo, nello stesso istante io sarò in chiesa a Londra e probabilmente starò festeggiando la vigilia di Natale, la domenica della vigilia assieme alla famiglia Longo. Per chi come me è nato in Occidente, il Natale è di sicuro un periodo dell'anno particolare che fa rinascere molti dei ricordi di bambino che abbiamo tutti quanti. Se sei nato o sei nata in questa cultura, dove il Natale è la festa più importante dell'anno, dove arrivano i doni natalizi, dove arrivano le canzoni, dove arriva il presepe, dove arriva l'albero, beh, allora sai di cosa sto parlando. Giusto o sbagliati, questi simboli fanno parte della nostra cultura, non possiamo negarla. Fanno parte della cultura di chi è nato in Occidente. Fanno parte della nostra cultura significa che fanno parte della nostra storia, di quello che è stata la nostra vita prima di credere in Gesù e fanno parte anche della vita di noi credenti in questo momento. Ci sono alcuni ricordi a cui siamo particolarmente legati. A cosa pensi? A cosa pensate quando pensate a Natale che viene? Ogni anno, io vi posso dire il mio pensiero, ogni anno ripenso al presepe che avevamo a casa dei miei genitori. Era un presepe enorme, era un presepe fatto già fratello che già all'epoca era un mago del fai da te. Era un presepe con un'enorme volta stellata fatta di carta cielo, da cui uscivano delle lampadine ad incandescenza, e meno male che non c'è stato mai nessun cortocircuito, altrimenti andava a fuoco tutta quanta casa. Questa carta cielo che era tenuta su con dei fili di ferro ben tesi, e si accendevano e si spegnevano ritmicamente al ritmo della intermittenza. Però avevamo anche l'albero, il nostro albero era magari un pochino più piccolino, ma sapete, c'erano quelle palle di vetro che c'erano tanto tempo fa, con all'interno degli angeli che cantavano, chi suonava la cetra, degli angeli adoranti, e erano tutte queste palle trasparenti e c'erano dei passaggi innevati o angeli in adorazione al loro interno. E sopra alla cima dell'albero c'era una grandissima, grande stella luminosa che da sola assorbiva 1 kW. Attaccavamo quella e si spengeva la casa. E il Natale mi ricorda anche un'altra cosa, mi ricorda il rito di mettere la statuina di Gesù, era una statuina di gesso, piccina così, nella mangiatoia alla mezzanotte del 24. Facevo questo gesto in una maniera semplice e forse non capivo che non era proprio biblicamente corretto al 100%, ma facevo questo gesto senza sapere l'importanza enorme di ciò che aveva fatto Dio per me. Per me era un gesto rituale che ripetevo, magari sì credevo in Gesù, ma non avevo capito perché era dovuto scegliere Gesù, nascere in una famiglia povera, nascere non in un palazzo di un re, ma in una stalla tra animali da cortili, tra fieno e l'asino e il bue. Sapete, cosa vi viene in mente quando pensi al bambino nella mangiatoia? Stanotte sarà la vigilia di Natale, ovvero la notte in cui gran parte del mondo, attenzione, non soltanto quello cristiano, ricorda che questo versetto di Isaia 9:5. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Bene, tutti sappiamo che Gesù non è nato il 24 di dicembre a mezzanotte. E tutti sappiamo che non sappiamo quando è nato Gesù. È una data convenzionale, è stata scelta
Già dai primi secoli delle chiese primitive, già nel 100, 200 veniva festeggiata. Perché? Perché era un giorno di festa nell'impero romano per tutti quanti e persino per gli schiavi. E gli schiavi avevano approfittato di prendere quel giorno dove non dovevano andare a lavorare presso i propri padroni per poter festeggiare in maniera migliore e celebravano il loro salvatore. È una data, è convenzionale, non sappiamo quando è nato, sappiamo di sicuro che non è nato il 24 dicembre, ma una cosa importante ce lo dice il Natale, sappiamo che Gesù è nato, è disceso, è venuto a cambiare la storia imponendo alla storia l'anno zero, dividendo la storia nel prima di Cristo e dopo Cristo. Ed è importante che come credenti dimostriamo questa unità, questa voglia di celebrare la discesa di Dio in terra, in un mondo dove la parola Natale è diventata una parola quasi offensiva, è diventata scomoda, dove nelle scuole si festeggia ormai la festa dell'inverno oppure la festa delle feste, non più il Natale cristiano. Ed è importante che noi come credenti diciamo no, Gesù è venuto. Sappiamo che non è venuto il 25, ma lo festeggiamo oggi perché dobbiamo festeggiare il Dio che viene in terra, l'Emanuele. Più di una volta mi sono domandato, cosa avrà pensato Isaia? Lui non poteva festeggiare il Natale, certamente, ma Dio gliene faceva scrivere del Natale. Isaia era un profeta che amava la sua nazione, Israele, e desiderava che la sua nazione tornasse a Dio. Il nome Isaia significa proprio salvezza del Signore. E la salvezza è il tema principale del libro che abbiamo studiato durante le ultime 5 settimane. 700 anni prima del primo Natale, Isaia racconta la nascita, la vita e la morte di Gesù. Isaia parlava di quello che non aveva ancora visto. Non aveva un giorno da festeggiare. L'arrivo in terra di Gesù non era ancora arrivato. Insomma, non faceva il presepe. Non faceva il presepe e neppure l'albero. Non è una cosa grave non fare il presepe e l'albero, eh? Ma sapeva che Dio stava per arrivare, che Dio stava per scendere, che Dio stava lavorando per portare la salvezza a tutte le genti della terra, a tutte le nazioni del mondo. Chissà cosa avrà pensato quando Dio gli diceva di scrivere di un Salvatore che sarebbe arrivato come un bambino con i pannolini e la pupù da lavare. Ma Dio, sei veramente sicuro che sarà così? Isaia, scrivi. Ma Dio, io pensavo sarebbe arrivato un re, un guerriero. Isaia, scrivi e fidati di me. So quello che sto facendo. Va bene. Cosa vuoi che scriva? Scrivi questo, Isaia. Isaia 53, 1, 2. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza per attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Dio letteralmente pianta Gesù sulla terra, una pianta strana che nasce in un suolo arido. Oh, che stranezza! Nessuna pianta nasce in un suolo arido. Ci deve essere almeno un poco di acqua per poter nascere. Persino i cactus hanno bisogno di un pochino di umidità della notte per poter nascere. E invece Gesù nasce su un suolo arido, dove non c'è acqua. E dove non c'è acqua, non c'è vita. Ecco perché è venuto Gesù. Perché avevamo fatto della nostra vita un deserto arido, dove nulla sarebbe mai più cresciuto, dove la vita sarebbe tornata solamente attraverso un miracolo, il miracolo di una vita che nasce dove non c'è vita. Ecco perché Gesù deve nascere ogni anno. Ecco perché Gesù deve nascere ogni anno, ogni mese, ogni giorno, non soltanto a Natale, affinché lui torni in vita, faccia tornare in vita colui o colei che
che stanno nel deserto, nell'aridità. Se la tua vita oggi è un giardino, se la tua vita oggi è beata, lo devi a quel primo Natale. Se la tua vita oggi è un deserto, sappi che il primo Natale ti ha portato il miracolo che serve per far rinascere fiori nel deserto della tua vita. Isaia scrive, ma dentro di sé forse si aspettava un re a cavallo, un condottiero, non un bimbo con le coliche gassose. Isaia dice, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. E come Isaia, molti che non sono atterrati da Gesù, perché non chiede molto, perché non chiede molto e chiede soltanto di credere in Lui e di fidargli la sua vita. Gesù in fondo per molti è uno straccione, non è un guru della spiritualità moderna. Meglio cercare qualcuno vestito meglio, la spiritualità indiana fatta di profumi, di incensi, di colori, di vesti dorate, oppure il silenzio dei monaci tibetani, oppure un profeta, quel tale profeta che mi promette che se leggerò il suo libro e seguirò la sua televisione via cavo o via satellite o via web, se farò tutto questo e magari se staccherò ogni tanto un bello check, un bel assegno, un bel bonifico sul suo conto corrente, beh, allora sarò veramente santo e avrò la vita eterna. Gesù non è nato per piacerci. Gesù non è nato per piacerci, ma è nato per salvarci. Questa è la cosa fondamentale. Si è fatto simile a noi perché noi potessimo rispecchiarci in Lui, immedesimarci, crescere come uomini e sapere che possiamo come uomini e come donne farcela a raggiungere il cielo e a raggiungere Dio. Sappiamo che non tutti crederanno. Giovanni scriveva questo, citando proprio il profeta Isaia, Giovanni 12, versetti 37 e 38. Sebbene Gesù avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Isaia sa che non tutti risponderanno al suo messaggio, al messaggio di salvezza. Ma lui, fedele, continuerà a proclamarlo comunque. Isaia non si è fermato sapendo che sarebbero stati molti quelli che non avrebbero creduto. Ha continuato ad annunciare il Signore. Se hai creduto, sei disposto, sei disposta a fare lo stesso, a fare la stessa cosa che ha fatto Isaia? Se hai creduto nel messaggio che reca il Natale, sappi che Isaia e Dio chiede a ciascuno di noi, a ciascuno di voi, a te e a me, di annunciare al mondo che Dio è realmente venuto tra noi. Se invece non credi ancora nel messaggio che reca il Natale, sappi che Gesù è venuto non per stupire, ma per salvare. Chiedi a Lui di nascere di nuovo nella tua vita, e la tua vita rinascerà di nuovo. Isaia dice ancora così, Isaia 45, 22. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Isaia scrive ciò che non ha visto, e che non vedrà nemmeno. Scrive di un segno da Dio, scrive di una vergine che partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Vedete nel nostro banner, il versetto 7, Isaia 7, 14. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, Dio con noi. Noi siamo enormemente più benedetti di Isaia. Tu, io, siamo enormemente più benedetti perché siamo nati dopo il segno, siamo nati dopo che
che Emanuele, Dio con noi, è deciso in terra. Cosa pensi a Natale? Quali memorie risorgono in te? Le mie sono legate a un presepe enorme e a una statua che cercava di rappresentare un Dio che scendeva con me. Dov'è quel Dio per te oggi? E dove sarà domani? Rimarrà nel presepe, se me lo fai, o nella tua testa? Rimarrà una statua di gesso, di plastica, o una idea, una illuminazione? Oppure sarà la forza che ti porterà a testimoniare, a scrivere, a parlare agli altri di un Emanuele, di un Dio con noi, così come aveva fatto Isaia, senza vedere, ma fidandosi del Dio che gli era a fianco. Tu hai visto, tu hai conosciuto, poiché la luce di Dio è realmente discesa dal cielo sulla terra e non siamo più nelle tenebre. Isaia 9:1. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Su quelli che abitano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Buon Natale a tutti voi.